Giuseppe Visconti mi ha scritto su Google Plus e mi ha chiesto se conosco un modo per pubblicare post su Facebook da una pagina privata a una pagina pubblica, quindi da un profilo a una pagina pubblica. In realtà il mio consiglio è fai un passo indietro e non ragionare solamente in termini di passaggio dal tuo profilo privato alla tua pagina pubblica, cosa che sarebbe anche naturale perché potresti avere un seguito sul tuo profilo privato, magari di amici e colleghi che conosci direttamente, che però sono interessati alle cose che pubblichi, e poi avere anche un seguito su una pagina pubblica nata magari in un secondo momento che ha aggregato solamente le persone che sono focalizzate su quell'interesse. Io ti consiglio di ragionare prima in base a tutti i social che vuoi utilizzare. Quindi, quali social voglio utilizzare? Voglio utilizzare Facebook come profilo e come pagina e poi Twitter? Voglio utilizzare questi tre e anche Google Plus? Una volta capito su quali social vuoi pubblicare e in particolare per Facebook, se vuoi pubblicare sia come profilo che come pagina, puoi utilizzare un software di pubblicazione esterno, come per esempio Hootsuite oppure Buffer. Questi software di pubblicazione ricevono da parte tua l'autorizzazione di pubblicare per tuo conto post sulla tua pagina, sul tuo profilo o sul tuo stream Twitter, insomma un po' su tutti i social che utilizzi, e scrivendo direttamente una sola volta dentro Buffer o dentro Hootsuite e affidando a questi software questo aggiornamento, vedrai che in automatico il tuo aggiornamento viene sparato su tutti i social che hai indicato. Questo è il modo più semplice, più immediato che vedo possibile per permetterti di pubblicare le stesse informazioni sul tuo profilo e sulla tua pagina. Se poi vuoi cominciare a giocare un po' con i social, dandoti la possibilità di creare un contenuto su un social e averlo automaticamente postato anche su altri social, ti consiglio un software eccezionale che sta crescendo tantissimo, è una startup geniale, che si chiama If That Then This. Il suo sito è ifttt.com. Questo sito si basa sull'idea che puoi creare lui le chiama ricette, delle azioni standard che il software eseguirà ogni volta che succede un determinato evento. Per cui io, per esempio, lo utilizzo per collegare Instagram a Facebook e a Twitter e pubblicare automaticamente su una pagina Facebook e su un account Twitter le foto che pubblico su Instagram che hanno un determinato tag. Quindi all'interno di If This Then That ho creato una recipe, una ricetta, un'azione personalizzata in cui gli dico: quando sul mio profilo Instagram pubblico una foto inserendo questo tag, tu prendi la foto e automaticamente pubblica questa foto su Twitter e su Facebook. Questo è molto comodo per me perché sul mio Instagram posso fare foto di carattere privato, posso fotografare mia figlia che mangia un gelato, che è di scarsissimo interesse per chi segue la mia attività professionale, ma posso anche trovare qualcosa di interessante e avere il desiderio di condividere, per esempio, l'unboxing del mio contapassi, o posso voler condividere una foto mentre partecipo a un programma di aggiornamento di Google. Quindi posso contemporaneamente utilizzare Instagram per scopi privati e per scopi personali e semplicemente inserendo un tag all'interno del testo, creare questo stream di pubblicazione, questa pubblicazione totalmente automatica. Spero di averti dato delle dritte interessanti. Se hai altre curiosità, dubbi, vuoi chiedere informazioni, non ti farà scrupolo di lasciare un commento, di scrivermi o contattarmi direttamente. Sarò felice di continuare ad aiutarti. Ciao e alla prossima!